Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Premetto subito che non ho ancora la sedia, mi si è rotta lunedì, la mia vecchia sedia da gaming, e sto aspettando che mi arrivi quella nuova, una Rozza Torretta XL, sperando, perché ovviamente io sono un ciccione, sperando che mi arrivi il prima possibile. Chiaramente oggi non arriverà, plausibilmente arriverà lunedì. Quindi sto cercando di fare il minimo possibile alla scrivania perché vi assicuro che sono su uno sgabello di legno ed è scomodissimo. Cioè, già ci devo lavorare, se poi devo rimanere seduto qualche ora per fare i video, mi sto uccidendo letteralmente la schiena. Quindi non potevo però esimermi dal fare qualche videino per il semplice fatto che sono uscite parecchie news e parecchie rumor e quindi volevo portarle un po' qua sul canale. Premetto subito che io sono un sostenitore di Anthem perché per me è uno dei giochi più belli a cui io abbia mai giocato, sia per il fattore gameplay che per il fattore movimento, perché non ho mai veramente percepito una libertà di movimento come su Anthem e quindi io ci credo parecchio e spero veramente che BioWare ad Austin riescano veramente a portare qualche contenuto e soprattutto a rivisitare quello che su Anthem non è andato. Detto questo, è uscito qualche rumors che prevede che Anthem sarà free to play, che ovviamente è una cazzata perché EA continua a dire che Anthem probabilmente sarà spostato verso l'EA Access, quindi la versione base dell'abbonamento di EA, e di conseguenza non sarà free to play, ma costerà tipo 3 euro al mese, una roba del genere. Comunque, a parte i rumor sul free to play che non risolverebbero assolutamente nulla, e considerando che EA sta cercando soldi da tutte le parti perché, beh, parliamoci chiaramente, in Electronic Arts non sanno minimamente gestire i giochi, minimamente, cioè non stiamo parlando di Ubisoft che riesce a produrre dei capolavori e poi mandarli a merda. EA non è proprio in grado di gestire i giochi e continua a dire cazzate su cazzate, non solo su Anthem ma su qualsiasi altro, e di conseguenza bisogna aspettare l'E3 plausibilmente per sapere qualcosa su Anthem stesso. Questo è proprio una news invece vera e propria, nel senso che all'E3 Electronic Arts ha ristretto di molto la sua partecipazione. Ma i titoli che deve portare alle 3 sono gli stessi che erano stati annunciati, e Anthem è uno tra quelli. Plausibilmente si potrà parlare direttamente lì, o parleranno direttamente lì, sul futuro, in cui EA dice che lo sviluppo continuerà, però con gli uffici di Austin, come si è già scritto. Ricordiamoci che gli uffici di Austin sono anche quelli che continuano lo sviluppo di The Old Republic, quindi Star Wars, che è credo l'unico titolo di Star Wars uscito decentemente su il publisher di EA, e quindi aspettiamo e vediamo alle 3 che cosa ci diranno. Di sicuro ci saranno dei cambiamenti se arriveranno per tutto il metodo di looting e per tutto il metodo anche di progressione del personaggio. Plausibilmente ci saranno altri rework, non di tutto il gioco come lo è stato per The Old Republic, anzi per, scusatemi, per Final Fantasy XIV, ma aspettiamoci comunque dei grossi grossi cambiamenti. Non è detto che arrivi il Cataclisma, quindi per attualmente tutta la roadmap è andata a puttane, ok? Parliamoci fuori dai denti, è andata completamente a puttane, e di conseguenza tutto quello che noi ci aspettavamo su Anthem non arriverà, o se arriverà, arriverà probabilmente in un futuro lontano. Questo è più o meno tutto quello che si sa attualmente e fino a questo momento di Anthem. Rimaniamo fiduciosi per chi rimane fiducioso. Capisco perfettamente chi invece non lo è e dice: cazzo, ho comprato un gioco che poteva spaccare i culi a tutti e invece non l'ha fatto. Beh, con questo direi che non gli si può dare torto, e di conseguenza aspettiamo e vediamo. Magari con gli uffici di Austin che riescono, della BioWare che riescono a rimettere in piedi questo gioco, e ne sarei veramente felice. E noi ci rivediamo magari in game. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.